Ho raccolto un'eredità importante, l'eredità dell'assessore Pina Tommaselli, che ci ha dato l'opportunità come assessorato di essere subito operativi e quindi di pensare a un qualcosa che parlasse direttamente alle associazioni giovanili, ma anche a singoli e ai gruppi informali, attraverso la predisposizione di un bando. Noi sul ragionamento e sulla consapevolezza di come i ragazzi napoletani sono dei portatori naturali di creatività e innovazione, abbiamo ragionato però sull'importanza di come sia necessario offrire le condizioni materiali affinché ogni ragazzo in questa città possa trovare spazio e possibilità reale di mettere in moto le proprie intuizioni. Quando ci siamo insediati nel giugno 2011, le politiche giovanili erano una costola delle politiche sociali. Il sindaco mi volle affidare questa delega intendendo bene i giovani di questa città, non più come i giovani e le donne, non come soggetti da assistere, ma come risorsa. Questa è un'iniziativa che vuole andare a consolidare ciò che le associazioni già fanno in modo affannoso e magari spesso solitario e nell'indifferenza della città. Io dalla mia esperienza associativa ho imparato come spesso le cose più importanti erano quelle meno visibili e quindi è importante dare luce e dare possibilità di riconoscimento cittadino a quello che le associazioni fanno. È un supporto alle associazioni già esistenti e poi soltanto l'inizio per mettere in rete quella che è tutto il tessuto giovanile associativo per poi pensare insieme con nei momenti di team building o comunque su quella che saranno poi le progettazioni più importanti, penso al PLG, il piano locale giovani, delle azioni concrete che permetteranno di volare a questa associazione. C'è, il sindaco l'ha accennato, nell'impossibilità storica al momento di incidere sul reddito, la volontà di voler incidere sui consumi giovanili e quindi un'idea, un progetto molto ambizioso e sperimentale ma ad alto contenuto innovativo che sarà una carta giovani, una carta che però non dovrà essere messa nei portafogli dei ragazzi perché in realtà forse non lo sappiamo ma già l'abbiamo ed è la nostra carta d'identità. Oggi stiamo facendo un'azione amministrativa molto importante, io devo ringraziare l'assessore Clemente che ha cominciato in uno dei momenti più difficili della vita politica e amministrativa della città, con grande entusiasmo e devo dire per l'età giovane che ha anche con una grandissima competenza. Oggi ha cominciato a presentare pubblicamente una serie di cose che sta facendo, è molto bello che nella città che ha il più alto numero di giovani d'Europa ci sia un assessore giovani così giovane, alla creatività. Noi siamo convinti che la creatività è un motore anche per l'economia e per il lavoro, sono progetti concreti, finanziamenti, la possibilità anche quindi di ottenere opportunità di guadagno per i più giovani e uno stimolo alla partecipazione, un bel segnale da parte di una città che punta sui giovani.